Come abbiamo più volte avuto modo di dire, AIO in questi ultimi 3 anni ha cambiato marcia. Molte sono le iniziative che sono state portate avanti, appunto dicevamo, in questi ultimi 3 anni, ma soprattutto molte saranno le iniziative che verranno promosse nei prossimi anni. Tra i temi molto cari ad AIO nello sviluppo di queste attività c'è sicuramente la comunicazione rivolta ai colleghi, rivolta alle istituzioni, rivolta ai cittadini e soprattutto il lavoro sulle relazioni, sulle alleanze, sulle sinergie tra professionisti, in questo caso tra professionisti e istituzioni, tra associazioni, istituzioni e professionisti, tra professionisti e cittadino. AIO su questo aspetto della prevenzione è sempre stata molto attenta. Questo è il motivo per cui è nata e è già partita un'iniziativa estremamente importante denominata appunto gli alleati della prevenzione. L'iniziativa consiste soprattutto nel fatto che AIO ha deciso di promuovere uno strumento poco conosciuto, validato scientificamente, estremamente importante, che si occupa di salute orale, che è rappresentato dalle linee guida del Ministero. Come probabilmente non tutti sanno, il Ministero della Salute ha predisposto nel corso del 2009 e 2012 3 linee guida, rappresentate dalle linee guida per la prevenzione orale in età evolutiva, dalle linee guida per la prevenzione della salute orale in età adulta e le linee guida per la prevenzione dei traumi nei pazienti in età evolutiva. 3 strumenti estremamente utili, estremamente efficaci, rivolti non solo all'odontoiatra, ma rivolti anche e soprattutto al cittadino. Queste linee guida quindi sono state, nello spirito appunto di sinergia, di alleanze che noi stiamo ricercando un pochino con tutti i partner istituzionali e commerciali, dicevamo, la valorizzazione di queste linee guida noi siamo convinti potrà contribuire in modo importante a diffondere la cultura della prevenzione e quindi arrivare con dei messaggi semplici ed efficaci a tutta la popolazione, ai cittadini, proprio con l'obiettivo di elevare il livello della salute orale e quindi attraverso il nostro contributo di specialisti della medicina poter contribuire anche a diffondere questo concetto e questo messaggio della prevenzione. Le linee guida verranno diffuse e portate a conoscenza del maggior numero di odontoiatri possibile. Sono stati organizzati degli eventi, capillarmente verranno informati gli odontoiatri sull'importanza di queste linee guida e soprattutto verrà chiesto agli odontoiatri di impegnarsi ancor più di quanto hanno comunque sempre fatto a diffondere attraverso i cittadini, consapevoli che l'obiettivo finale deve proprio essere questo: messaggi semplici, chiari, scientificamente efficaci e validi da proporre ai nostri cittadini. L'altro obiettivo è naturalmente quello di arrivare con le informazioni. Ricordiamo che le linee guida contengono delle raccomandazioni appunto semplici e efficaci che sono rivolte sia al professionista ma sono soprattutto rivolte al paziente. Fare sinergia, fare alleanze diventa oggi fondamentale. L'obiettivo di AIO attraverso l'alleanza che stiamo per intraprendere col Ministero e con i nostri cittadini siamo convinti potrà dare nell'ambito della prevenzione i risultati importanti che tutti noi ci aspettiamo.